Sono molto contento di essere qui a Spoleto perché è una città vicina a dove sono nato e dove lavoro. È una città che è sempre stata molto attenta alla ristorazione, è una città turistica, è ancora una città turistica, il Festival dei Due Mondi ha portato sempre gente da tutto il mondo a Spoleto e qui hanno avuto la possibilità di provare le ricette del territorio, i prodotti del territorio, e fra cui anche la pasta di cui mi occupo ormai da generazioni, perché mio nonno fu nel 50, fu lui ad aprire il pastificio a Foligno, prima pasta fresca, poi adesso facciamo entrambi secca e fresca. Cosa dire ai ragazzi dell'alberghiero? Ai ragazzi dell'alberghiero intanto gli consiglio di impegnarsi in questa bellissima giornata, in questa bellissima esperienza, perché penso che per loro sia veramente un'occasione per crescere. E poi agli ragazzi dell'alberghiero gli raccomanderei di pensare anche al settore della trasformazione dei beni alimentari come una possibile posto di lavoro, come un possibile sfogo della loro attività di formazione, perché non esiste solo la cucina, non esiste solo la sala, esistono anche molte aziende artigianali e non del settore alimentare che cercano ragazzi da inserire e che sono già formati, quindi hanno già una formazione di base nel settore alimentare e ci possono aiutare per far funzionare le nostre aziende che devono crescere e devono riuscire ad esportare anche all'estero. Per fare questo anche la CNA dà il suo contributo. La CNA ci segue sempre, ci aiuta sia nella formazione dei ragazzi che nell'internazionalizzazione delle imprese, che la cosa ovviamente vanno insieme, perché se non riusciamo a creare mercato non riusciamo a creare lavoro e i ragazzi del resto non trovano lavoro nelle nostre aziende. E la CNA ci aiuta e ci tutela sia nella difesa dei prodotti nel mercato internazionale sia nella difesa dalle mille normative che purtroppo subiamo sia a livello nazionale che a livello europeo, e specie per le piccole aziende che non sono strutturate, dover svolgere la propria attività in un mondo così complesso di normative igienico-sanitarie, di etichettatura, di qualità e così via, non è spesso facile, spesso ci mette in difficoltà, e la CNA quindi ha anche questo ruolo di accompagnare le imprese e rendere questa competizione un pochino più facile.